essere. Ma la metti lì? No, amore, tirala un po' dentro. C'ho tutto il coso per sedermi, mi sono tutto per terra. Io mi metto così, così mi arriva il sole sulla schiena. Che bello. Oh, senza scarpe, bellissimo. Ma che bello. Nonno. C'ho i coccolosi, i coccolini. Sono la solita vergognosa. Cioè, non ho nessun pensiero in questo momento. Io sono... Guarda, isolati al mondo, niente coronavirus. No, comunque la domenica così. Le domeniche così sono molto più rilassate. Guarda, quanto piccolo mi faccio. Ma dov'è? Dio, casino, sentilo! Ma non era una troppola, era una gallinella d'acqua. Se prendo il virus io non ci muoio, ma se lo passo a mio padre mi muore sicuramente. Ma te pedi? Io a questo punto spero di pigliarlo, almeno lo faccio subito e poi ancora vivo più sereno. Io spero di morirci, invece almeno vengo ricordato gloriosamente. E finisco il tempo. Il mio sogno era D'Urso che parla di me. D'Urso sta dicendo le stesse cose. Tu piccolo trompeto, vuoi fare l'acqua con il cielo? Cazzo fai così? Scusa? Sto provando. Ma pensa poi gli ipocondriaci, quelli patologici, questa storia. No, amore, i veri ipocondriaci, cioè quelli che veramente stanno male e non escono di casa. Anche... Io c'ho paura. Sì, ma anche se dicono che c'è l'influenza. Vabbè, io non. Cioè, quelli veramente seri, quelli malati proprio la patologia. No, io mi preoccupo, però. Anch'io mi preoccupo, però dico ipocondriaci veri. Dico quelli veri, la vera patologia del ipocondriaco. Lo vedi? Che bello che fatto. È carino. È davvero. No, non lanciarlo. Non lanciarlo. Che ultimo che faccio. No. Sai cosa faccio? Col pedalò. L'unica cosa è che siamo un po' preoccupati perché 20 minuti fa arriva una notizia, il primo caso a Bergamo. Ho capito, ma adesso io come faccio ad andare a lavorare? Sorridi, sorridi. Dai, che bello. Possiamo andare? Ma c'è in pratica su come scappare dal coronavirus. Allora, la prima lezione per scappare dal coronavirus è prendere un pedalò, andare sul lago Edine. Endine, si dice. E andare in mezzo al lago. A un certo punto vivere sul pedalò per una settimana. Dopo una settimana prendere un pezzo di cemento, legarselo al collo e buttarci. Ma sei tragico. Andiamo a comprare la schiena? No. Oh, ti prego. Ci sono quattro casi a Bergamo. Mezz'ora fa ce n'era uno. Ma io ho paura. Cos'era? Piani superiori hanno detto di evitare i luoghi pubblici, di non entrare nel cinema, nelle scuole e anche i luoghi eccetera, pubblici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi ci siamo isolati sul lago e non scendiamo più dal pedalò. Ma perché fai rutti e mi rovini così il video? Devo parlare di un topic serio. Come evitare il coronavirus? Ognuno beve dalla sua bottiglia. Tu fai ridere come. Ma perché l'hai fatto?
sono i sintomi del coronavirus. Cazzo, ma sei tu? Sto cosa qua? Fermo, immobile, non muovere i piedi, se no mi ritranci. Devo recuperare la macchina. Allora, per difendersi dal coronavirus bisogna munirsi di questo profumo, acqua di colonia, e spruzzarlo sui palmi delle mani. Per chi volesse, per una maggiore sicurezza, se lo può spruzzare anche nelle pupille degli occhi. Dove si mette, scusa? Sul culo. Ok. Ma che schifo, ma hai fatto? No, il coronavirus! Sai, tipo Charlie. Quindi dov'è la Omai? Non lo so. Evitare gli spazi pubblici, cioè andare alla Omai. Allora, vabbè, mi sono non il tuo, il mio. Ah, Omai. E devo messaggiare con la mia ragazza. Sei solo qua. È chiuso. Perché è chiuso la Omai? Perché c'è il coronavirus. Stai scherzando? Ma cos'è sto traffico? Ma dov'è Bergamo, raga? Amore, siamo nella merda. Cos'è sto traffico, zio? Tutta la gente che torna a Bergamo. Che scappa da Bergamo. No, che torna. Stiamo andando verso Bergamo. Perché vanno verso Bergamo se c'è il coronavirus? Ma what? Aggiornamento dopo tipo mezz'ora. Sto morendo di paura in questo momento. Cosa mi devo aspettare, Alberto? Il 15... Cioè stanno... È il 15 febbraio 2020. Sembra di essere nel 2012. Siamo superstiti... No, sono serio, Alberto! Una peste bubonica. Se le foto che ti hanno mandato del supermercato vuoto, ma proprio non vuoto a livello di persone, vuoto proprio a livello di alimentari, non c'è più niente, è vero. Stiamo scherzando? Sembra veramente di essere tipo in mezzo a un apocalisse. Io domani vado a Gardaland. Perché sarà vuoto. No, dai, zio. Andiamo a Gardaland, dai, non tutto per noi. Ma dici veramente? No, io... Com'è possibile che in 2 ore da 1 a 5 casi a Bergamo? Anche se, come hai detto tu prima, tecnicamente... Verremo tutti bene, contagiati. Però chi sta bene non ha problemi. Quelli che hanno problemi sono i più anziani e chi ha già dei problemi. E quelli che si chiamano Martina. Grazie. Io sono già contagiato, quindi... No, dai, non è divertente. Tipo, il mio mood in questo momento è cambiato completamente. Nell'arco di 3 giorni... Da una cosa tipo, ma sì dai, è in Cina. Ah, ce l'abbiamo sotto casa. Questo è l'urlo di battaglia per il coronavirus. Io non esco più da questa macchina. E se scopro che tu ce l'hai, guai. Non posso neanche dire che ammazzo perché tanto. Cos'è che suona? È il coronavirus. Cioè adesso le mappe di Google sono diventate talmente intelligenti che ti segnalano quando c'è il coronavirus e quando lo passi, basta, non c'è più. Lezione pratica su come allontanare il coronavirus.